Buonasera amici di Apritime, davanti a me ho Filippo Sisti. Filippo, ciao, dove siamo? Ciao, siamo al Circolino Monza di fresca apertura, 22 settembre di quest'anno. Restaurant Cocktail Bar, tra i soci c'è uno chef stellato, Claudio, sì, Sadler. Tu sei responsabile della drink list, sì, bar manager, di tanto, sì, in tanto ti troviamo qua. Che cosa ci fai vedere in diretta? Ma allora oggi facciamo un cocktail che si chiama Rugiada. È un drink che strutturalmente è molto semplice, quindi andiamo direttamente a versare il cocktail nel bicchiere in questa maniera qua. Non viene aggiunta diluizione né niente, perché è una lavorazione di frutta e verdura verde di cui andiamo a fare degli estratti. Dopo questo estratto viene bollito, separiamo la parte di clorofilla, quindi diciamo tutta la parte di acqua e di diluizione già al suo interno, e andiamo ad aggiungere un po' di gin. Come decorazione una bella foglia di melissa fresca e il cocktail è già pronto. Spiegaci un poco meglio la preparazione. Ma allora, niente, praticamente c'è dentro del sedano, del cetriolo, dell'uva bianca, dei pomodori verdi, poi c'è dentro una punta di acido citrico. Andiamo a fare tutto un estratto, tutto separato, e separatamente andiamo a fare bollire questi estratti in una pentola e insieme a una schiumarola, un passino, un colino, andiamo a separare tutta la parte di clorofilla, quindi quello che rimane è solo l'acqua. Dopodiché aggiungiamo, e così per tutta la frutta e la verdura separata, e dopo aggiungiamo il gin, prebaciamo il tutto e mettiamo in freezer. Due domande te le faccio al volo. Tendenze mixology, secondo te dove stiamo andando? Non lo so, secondo me siamo un po' fermi, però parere mio, cioè siamo un po' tutti dei copia e incolla adesso, cioè c'è poca... Ci stiamo concentrando giustamente su tutto quello che è il mondo atmosfera, che va bene, però insomma c'è anche tanto dietro, cioè vedo tanti copia e incolla, però parere solito mio personale. Fenomeno che ovviamente non ti riguarda direttamente, draft drink, sì, drink alla spina. Che cosa ne pensi? Quando possono essere un'opportunità? No, li apprezzo sicuramente, è una tecnica, quindi una soluzione che uno prende per diciamo un po' abbattere quelli che sono i volumi a livello di persone, quindi di personale, quindi vanno benissimo per certi locali ovviamente. Non quali è che... format così a caldo? Ma sai, io li vedo bene nei grandi locali, nei Ciringhito, nei Lidi, che poi se puoi fare anche una cosa figa, voglio dire, può stare anche in un cocktail bar, no? Normale, cioè dei grandi cocktail bar italiani, però nel senso nella vedo baita più di montagna? Come... Nella? Baita di montagna? Sì, ci sta, sì, lì vedrei più una cioccolatiera, la baita di montagna che fa freddo, e farei più un bombardino nella baia di montagna, più che un cocktail alla spina, però... Low alcol, altra tendenza che ormai insomma si sta diffondendo. Per te è uno stile di vita, un cambiamento, una moda? Ma il low alcol diciamo che è sempre un bel match, perché comunque se pensiamo ai grandi cocktail che ad oggi pagano gli stipendi al 90% dei bar, ma che è lo spritz, che è comunque un low alcol, è quello che chiede di più la gente, quindi la gente vuole bere, stare bene, non andare a casa storta, e cioè, insomma la maggior parte delle persone è quello lì, anche per quello che c'è la rinascita dei tiki, no? Giustamente, parlando di tiki, secondo te la rinascita dei tiki quanto sarà boom nei prossimi mesi? Ma sarà sempre boom, perché il discorso, se noi pensiamo al discorso tiki come vero tiki, quindi Trader Vic piuttosto che Don the Beachcomber, il tiki era un qualcosa anche di forte quando lo andavi a bere, no? Vediamo lo zombie piuttosto che il Mai Tai, no? Quindi cocktail anche abbastanza alcolici. Ad oggi il tiki è un po' visto come, viene utilizzata la parola tiki come cocktail long drink con base frutta esotica piuttosto che... Quindi. Torniamo alle origini magari. Sarebbe bello. Filippo, io ti saluto, bacio abbracci, vi farò vedere, ciao, il locale, ti stacco il microfono mentre vado via, okay, e sono in diretta devi staccartelo tu, perché così mostro. Vi faccio vedere anche com'è questo circolino di Monza, per l'appunto. Alle spalle tra i soci c'è Claudio Sadler. Mi avvicino alla cucina. Buonasera a tutti. Buonasera. Voi. Kale, tu sei? Kevin Mancuso. Abbiamo una cucina con tanti spagnoli, vero? Sì. E fanno tapas qui, sì, dicevano. Un misto, una cucina italo-spanica. Si fanno tapas un po'...
un po' di tutto, diciamo, dalla cucina italiana a quella spagnola. C'è molto... Qualche tapas viene proposta anche in abbinamento ai drink? Sì, anche. Perché sì, insomma qua si può anche pasteggiare con i cocktail. Sì. Ovviamente c'è una buona cantina perché il vino rimane nella tradizione italiana. E vuoi dirmi qual è che una tapas che ti caratterizza? Hai qualcosa di pronto da farci vedere? Non lo so. Ma è improvvisata, pronto quindi. Niente. Pronto non c'abbiamo nulla, magari vi facciamo vedere dopo. Che cosa ti caratterizza un po'? Un piatto? La qualità sicuramente. E una cucina molto, molto veloce, diciamo, quindi sia dal lunch alla sera, molto, molto veloce, basata su ingredienti di prima qualità. Non manca la pasticceria che adesso vi faccio vedere. No, sì, c'è il banco. Sì. Vi faccio vedere, scusate ragazzi, ciao, ciao, ciao. E qua... Ti ho chiamato lo chef, vedere qualcosa. Sono in diretta su Happy Time e adesso stiamo facendo vedere una parte pasticceria. È il bello della diretta. Vi faccio vedere un po' il calo da lontano. Ragazzi, ovviamente questo cercolino ve lo racconterò molto 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 meglio. Abbiamo lo chef e quindi ne approfitto, chef. Cosa succede? Sei in diretta su Happy Time e l'ho decisamente imbarazzato. Volevo semplicemente raccontarvi anche la sua filosofia, ma lo facciamo un secondo tempo. Baci.